GR del mattino. La città in diretta su Lady Radio. GR del mattino. Ottimo minuto, ancora ben trovati da Francesco Pini e dal mio casco, anche perché lo vede sul canale 841 in TV. Beh, sì, è il primo giorno dell'obbligo a Firenze del casco e monopattino, ma parliamo di un'altra protezione stamani, quella del vaccino, che sarà consentito, possibile, dal 23 dicembre anche per i bambini sotto i 12 anni, dai 5 agli 11 anni. Questa è la fascia che si potrà vaccinare. Non ci sarà obbligo, non ci saranno neppure le regole del Green Pass, in questo caso, con un terzo di dose Pfizer. Questa è la misura, appunto, della dose per i bambini più piccoli. Beh, insomma, si sono sentite, lette anche opinioni diverse, c'è un dibattito anche nel mondo scientifico. Ho letto la professoressa Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di microbiologia clinica del Sacco di Milano, dire che è molto attendista sul vaccino in età pediatrica. Non abbiamo dati scientifici a sufficienza per essere confortati dal fatto che i benefici dell'iniezione superano i rischi. D'altra parte il professor Alberto Villani, ad esempio direttore della pediatria del Bambin Gesù di Roma, dice che la vaccinazione dei bambini è una grande opportunità, che decine di migliaia sono già stati vaccinati negli USA e in Israele e nessun report di effetti collaterali significativi degni di essere riportati è arrivato ad oggi. Laura Montanari, giornalista di Repubblica di Firenze, con noi come sempre il mercoledì mattina. Ciao Laura, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno Francesco. C'è il dottor Valdo Flori, segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri. Buongiorno e benvenuto su Lady Radio. Buongiorno a lei. Ci aiuterà a rispondere, insomma, anche un po' di dubbi stamani dei nostri ascoltatori, che possono scriverci al 3925727775, chiamarci in diretta allo 055 572637. Ma partiamo subito da un po' di impressioni raccolte tra babbi, mamme davanti a una scuola elementare da Armando Colotta. Il problema del ok per la vaccinazione ai bimbi dai 5 ai 12 anni, tra un po' arriverà forse anche quella dell'AIFA e a dicembre molto probabilmente si partirà. Lei è favorevole o contraria per sua figlia? Allora, indubbiamente come tutti nutro molti dubbi, ma un po' come per gli adulti. Ovviamente se deve servire per venirne fuori voglio riporre fiducia nella medicina e nella scienza. Del resto quando siamo malati si dà piena fiducia ai medici, ai farmaci, agli ospedali, non vedo perché non si possa fare prima per prevenire una malattia mondiale. Senza alcun dubbio, un po' di timore c'è sempre, ma senza alcun dubbio. Non è che si può rispondere così a cuor leggero, bisogna un attimino consultarsi con la pediatra e insomma sapere qualche cosina in più, voglio qualche informazione in più. Posso chiederti una cosina al volo sulla vaccinazione ai bambini, favorevole o contrario? Non lo so, devo valutare. Cosa c'è da valutare? Non lo so, poi non lo so. Allora, dottor Flori, questo è un po' di pareri, di impressioni, come immagino, insomma, che lei sappia che ci sono molte domande, no? Anche da parte degli adulti. La prima che vorrei farle io è questo, perché qualcuno dice: perché è necessario vaccinare i bambini contro il Covid se in fondo il rischio è minimo, le conseguenze non sono gravi sui bambini? Vorrei chiedere perché e soprattutto se è vero che il rischio è minimo rispetto, che so, a un morbillo, a una parotite, a un tetano, a una difterite. Insomma, rischio minimo, sì, però bisogna guardare i dati, perché ora sicuramente il rischio è minimo se io faccio il termine di paragone dell'adulto, ma il rischio è minimo se è minimo veramente, se faccio il paragone soltanto e si valgono i dati nell'età pediatrica, perché se noi guardiamo i dati effettivi che sono stati usciti, che sono usciti, in cui si vede che il rischio, sì, la malattia c'è stata con circa 8.000 casi in età pediatrica sotto 19 anni, ma ci sono stati anche 36 decessi, ci sono stati 2.251 ricoveri in terapia intensiva. Certo, ma è minimo se io paragono ai numeri grandi dell'età pediatrica, ma non è assente, questo è il problema, non è assente, è un bambino in età, e che ha fatto un ragazzo che ha fatto una terapia intensiva non è che la rilascia con il leggero poi le conseguenze. In più è venuto fuori e questo è dimostrato che ci sono state, che ci sono degli effetti post-Covid anche per le forme lievi, effetti importantissimi che riguardano sindrome infiammatorio multiorgano, che lasciano degli effetti collaterali piuttosto lunghi. Quindi diciamo il rischio proprio non è minimo, non è minimo.
benissimo, da valutare ovviamente, mi sembra positivo con tutte le risposte che hanno dato gli intervistati che abbiamo sentito ora, il fatto di valutare, e soprattutto positivo, e ho detto si valuta, sento il pediatra che mi dice, il pediatra deve convincere con i dati alla mano e far capire che è importante vaccinare per la salute del bambino e che gli effetti collaterali sono veramente minimi e trascurabili. Laura Montanari. Buongiorno, lei diceva dati alla mano, no? Alcune perplessità sono arrivate dal numero di pazienti sottoposti a questo vaccino. Volevo sapere rispetto ad altri vaccini se questa perplessità è condivisibile oppure no. Allora, dati alla mano, io dicevo, i casi riscontrati, dati alla mano della diciamo, chiamiamola sperimentazione, quella che è stata fatta sui bambini, è vero che sono stati fatti, diciamo, sono stati valutati ora per l'approvazione dell'AIFA in 3.000 soggetti, però negli Stati Uniti sono stati somministrati molte più dosi, quindi non è emerso alcun effetto collaterale importante. Poi stiamo somministrando un vaccino, come somministriamo un vaccino del morbillo, come somministriamo altri, per cui non esiste da un punto di vista anche di composizione del vaccino un qualcosa che mi voglia far pensare che questo vaccino si comporti in maniera diversa da un altro vaccino normale che vedi in faccia nel sistema immunitario, perché va a stimolare le solite cellule, produce i soliti anticorpi. Non sono state riscontrate al momento degli effetti collaterali a lungo termine, è vero, il lungo termine è breve, in questo momento è un anno e mezzo, ma gli effetti collaterali a lungo termine di un Covid leggero sono già stati riscontrati. Quindi da un punto di vista anche, diciamo così, scientifico, non sono stati riscontrati, e sono i dati che normalmente vengono effettuati con tutti i vaccini nella fase sperimentale. Non sono stati effettuati, mentre sono stati effettuati degli effetti collaterali nell'infezione anche leve del bambino, e questo è il problema. Allora 925 72 7775, le vostre domande raccontateci, anche se già magari vi siete consultati con il vostro pediatra, se vi siete fatti un'idea e qual è questa idea. Volevo chiedere però, dottor Flori, visto che si era parlato già per le vaccinazioni ai bambini un pochino più grandicelli, per cui già era previsto il ciclo vaccinale, di casi di miocarditi, no? Ecco, alla fine sì, possiamo chiarire bene questo aspetto, perché è una delle preoccupazioni. Questo è un aspetto ancora da chiarire come effetto collaterale della vaccinazione, come si parlava. È uno degli effetti che è quello che ha creato maggiore ansia e angoscia, perché era stato verificato più in soggetti adulti che in soggetti di età inferiore. Ovviamente non ci sa termine paragone per i soggetti di 6-11 anni, perché ancora non sono stati vaccinati, però diciamo tutti i casi che sono stati riscontrati, sono stati benigni, con sintomatologia lieve, e non hanno lasciato niente, mentre ci sono stati effetti collaterali cardiaci e neurologici, ma soprattutto anche cardiaci nei soggetti che hanno avuto Covid anche lieve, che hanno dato delle complicazioni più importanti. Quindi la miocardite e la endocardite è una complicanza che può esserci, ma è lieve e non lascia nessun problema, e di solito non ha necessitato neanche di ricoveri. Allora, abbiamo un po' di un primo messaggio al 3925 72 7775, sentiamo. Buongiorno Lady Radio, una domanda secca agli esperti che avete in studio: per quale motivo non c'è l'obbligo del Green Pass a questa fascia d'età sotto i 12 anni? Cioè, in qualche modo non è obbligatorio il vaccino? Pasquale da Roma. Ci sono anche due messaggi testuali: potrei sapere se questi 36 decessi erano bambini con delle fragilità importanti? E un altro: i miei figli hanno il vaccino della crescita del quinto anno, possono fare anche il vaccino Pfizer, anche se non sono tanto contento di farlo, dice Fede da Scandicci. Dottor Flori. Sono finite. Dunque, il discorso dei decessi sinceramente non vi so rispondere qua. Sicuramente soggetti fragili possono essere più sottoposti agli effetti collaterali più importanti, ma tra i decessi ci sono anche soggetti che non erano fragili.
quindi non è un elemento importante. Non è detto che se uno non è fragile non c'ha decesso e non c'ha effetto collaterale. O l'altro non me lo ricordo, l'altro c'era uno sulla vaccinazione della crescita al quinto anno, se può essere fatta insieme anche alla vaccinazione Pfizer, oppure se non so, bisogna sfalsare i tempi. Ma io diciamo che in teoria si può fare insieme, diciamo, non è stato detto che la vaccinazione del Pfizer può essere effettuata insieme alla vaccinazione antinfluenzale per gli adulti, diciamo non ne vedo la necessità di farla necessariamente insieme, quindi se uno ha particolarmente non ci sono dati, diciamo, questo è importante, e non ci sono dati né a favore né contro, quindi non possiamo dare una risposta certa. Un assolutamento della vaccinazione non comporta nulla di particolare. Allora, l'altra domanda riguardava invece il perché per i bambini non è stato introdotto insieme alle vaccinazioni. C'è stato un dibattito perché evitare, perché non considerarlo come Green Pass, ma probabilmente proprio perché non ne stato dato o non si vuole limitare proprio del tutto la libertà dei bambini, anche perché sotto 12 anni in questo momento non viene richiesto, quindi non viene richiesto neanche il green pass, non viene richiesto il tampone, quindi vorrebbe dire di fare tampone a tutti, quindi in questo momento la vaccinazione viene effettuata soprattutto per proteggere i bambini. Questa è una cosa importante, proteggere i bambini, e sono bambini di età più fragile, che si è visto che sono in età più fragile nel senso di essere colpiti dal virus, perché in quel momento non erano protetti e sono sottoposti a maggior rischio infettivo. Quindi okay. Per non limitare la libertà di chi non si vaccina per andare a fare una partitellina o un'infezione, ma sono sotto 12 anni, non è richiesto neanche ora il Green Pass, per cui non è. Laura Montanari, io mi sono fatto questa idea che poi magari se si fosse esteso il Green Pass anche sotto i 12 anni, dove io credo che forse le vaccinazioni saranno alla fine un po' meno rispetto a quelle del resto delle fasce della popolazione, si sarebbero penalizzati molti bambini. Forse è stata questa un po' la riflessione, forse dettata anche un'aspettativa sulla riuscita di questa campagna vaccinale. Sì, ma sì, probabilmente hai ragione. Poi bisognerà vedere un po' anche l'andamento della pandemia, di che cosa succederà nei prossimi mesi. Io volevo ricordare un dato che ho letto l'altro giorno sui giornali, su Repubblica, che un contagio su 4 nell'ultimo mese riguardava un bambino o un ragazzo di sotto dei 18 anni, e quindi è anche dettata un po' da questo, cioè da come vedi l'andamento della pandemia, dove vedi la concentrazione dei contagi, che arrivano provvedimenti che cercano di incidere e di contrastare quella. Quindi secondo me quello andremo un po' a vederlo, però effettivamente cominciare con un obbligo forse era davvero eccessivo, anche perché adesso insomma siamo in una fase che non ha questo tipo di emergenza. Dottor Flori, poi abbiamo dopo la pubblicità anche un po' di messaggi dei nostri ascoltatori al 3925 72 7775, un altro po' di domande, però poi parleremo anche di questo, cioè della vita sociale dei bambini e di quella scolastica, perché poi vorrei capire che effetto potrebbe avere una vaccinazione con alte percentuali di questa fascia d'età per scongiurare ulteriori quarantene o addirittura, speriamo di no, restrizioni, provvedimenti, limitando anche un po' la circolazione del virus e le sue conseguenze sociali, perché poi anche questa è una conseguenza negativa sui bambini. Se non puoi vedere il nonno, se non puoi andare a scuola, se non puoi andare a fare sport, non è che sui bambini questo è indifferente. Una delle cose che abbiamo parlato sono stati anche gli effetti psicologici, diciamo, sui più piccoli. Ci dobbiamo fermare però per qualche istante, torniamo tra poco su Lady Radio. Di Burger King? Con King Drive, Takeaway e Delivery ordini i tuoi menu preferiti per gustarli dove vuoi e con chi vuoi. Visita il sito amicoburgerking.it o le principali app di delivery per trovare il punto vendita più vicino a te. Burger King, a modo tuo. Hai avuto un incidente? La carrozzeria GPR ti tutela a 360 gradi, compreso la gestione del sinistro e vetture sostitutive per non lasciarti mai a piedi. Non ti fidare di chi punta solo al proprio risparmio. Qualità vuol dire anche sicurezza. La tua è quella di chi ti siede accanto. Carrozzeria GPR. Via Cavalcanti Firenze. www.carrozzeriagpr.it.
Se siete proprietari di fabbricati o terreni, in questi giorni riceverete o avete ricevuto a casa il bollettino per il contributo di bonifica, la principale fonte di finanziamento contro il rischio idrogeologico e per la corretta gestione dei nostri fiumi e torrenti. Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. Più sicura l'acqua, più sicuri tutti. Con il tuo contributo. Info su cbmv.it, mediovaldarno.it o 867 22 42. Dal 1 novembre al 31 marzo, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativo, non si può usare il caminetto sotto i 200 metri di altitudine nei comuni di Alto Ascio, Capannori, Lucca, Porcari, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Musummano Terme, Monte Carlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve Annievole, Ponte Buggianese e Uzzano. Tutte le info su aria.toscana.it. Col caminetto spento, tira un'aria nuova. Campagna finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Le ultime notizie, i commenti, gli approfondimenti su tutto il pianeta fiorentino. Pianeta Fiorentino. Da lunedì al venerdì, dalle 12.30 alle 14, l'appuntamento imperdibile è su Lady Radio con Radio Viola. Radio Viola. Ascolta gli opinionisti di calibro nazionale e commenta con i tuoi messaggi al 3925 727775. Radio Viola è offerto da... Non solo pane, pane e dolci prodotti artigianalmente, come vuole la tradizione nei quattro punti vendita di Firenze. Lady Radio. Il GR del mattino torna con Tepor Clima. Operiamo nel settore assistenza, installazione caldaie e condizionamento da 20 anni. Info 392 97 22 515. GR del mattino. Visto che comunque anche i politici sono un po' titubanti, ora vorrei vedere quanti di quelli che hanno postato la foto mentre si facevano il vaccino posteranno le foto che portano il bambino dal pediatra a fare il vaccino. Vediamo quanti politici lo faranno. Mattarella in primis, coi nipoti, i pronipoti, quelli che ha. Personalmente, dopo aver sentito da Floris ieri un professore di Losanna pro-vax assolutamente sui bambini affermare che non si può stabilire ancora quanta miocardite comunque viene fuori dopo il vaccino e che la fase 4 di sperimentazione è quella fatta sulla popolazione, quindi in questo caso sui bambini, ho preso la mia decisione che facciamola sui bambini che già l'hanno fatto, il mio aspetta. Questi messaggi al 3925 727775. Mia figlia ha avuto il vaccino antinfluenzale, ci sono problemi per fare quello anti-Covid, chiede Marco. Forse Viola, dottor Valdo Flori. No, assolutamente si possono fare, vi ho detto, nella mia età adulta si possono fare anche insieme, si possono spaccare un pochino, nessun problema di farli in contemporanei. Laura Montanari. Allora, dottore, faccio conto che io sono un genitore che non vuole vaccinare il suo bambino. Che argomenti può usare per convincermi? Cioè, se nel suo studio bussa un genitore che gli dice io non voglio vaccinare mio figlio, cosa gli dice per convincerlo? Devo dire pro e contro di una vaccinazione, e pro e contro di una malattia, poi dovrei decidere in base ai criteri di decidere loro, non è che devo dire altro, devo dire semplicemente che la malattia non è una malattia banale nei bambini, non è banale dal punto di vista medico, non è banale dal punto di vista psicologico. Gli devo dire che la vaccinazione non comporta, dal punto di vista concettuale, non è un rischio importante, non è un rischio importante perché è stato fatto, è stato visto che milioni e milioni di vaccinazioni non ha comportato niente, il sistema immunitario dell'adulto è peggiore rispetto a quello del bambino, quindi il sistema immunitario del bambino risponde molto meglio alle vaccinazioni con molti effetti collaterali rispetto all'adulto, che la vaccinazione gli comporterebbe una protezione della sua attività fisica, della sua attività sociale. Gli direi queste cose qui, quindi gli direi che gli effetti collaterali dei vaccini attualmente registrati sono effetti collaterali lievi. Quindi direi questo semplicemente, di non avere paura di una vaccinazione, perché la vaccinazione contro il Covid non è diversa dalla vaccinazione contro il morbillo, la vaccinazione del morbillo non è diversa dalla vaccinazione sebine, i concetti della vaccinazione sono tutti identici, si tratta di andare a stimolare le nostre cellule immunitarie contro un antigene. Potrei capire se facessi un virus vivo, che non saprei come fa, ma la vaccinazione
diciamo, del Covid, come anche le altre vaccinazioni che non sono, non sono fatte con virus vivi, possono essere e devono essere fatte soprattutto in soggetti, anche in soggetti che sono immunodeficienti. Può darsi che rispondano meno perché hanno l'immunodeficienza e quindi rispondono meno, ma non provano effetti collaterali. Quindi per il vaccino non si deve avere paura del vaccino in genere. Allora, Michele mi scrive, però dottor Fari, ci sono invece casi particolari in cui effettivamente vaccino, insomma, può essere sconsigliato? Ma i casi particolari del vaccino sono stati gli stessi casi che sono stati detti per l'adulto. Un vaccino è sconsigliato quando c'è un rischio di uno shock anafilattico ai componenti del vaccino. Okay. Quindi se è ovvio, se ho uno shock anafilattico alla prima dose di un vaccino, anche se non so da cosa è venuto quello shock anafilattico, prudenza vuole che sconsiglio o faccia in un ambiente protetto, chiaro. Allora, Michele scrive: mando spesso messaggi, alcune volte critici, però vorrei ringraziarvi per il servizio che fate, lo dico anche come genitore, grazie davvero. C'è un altro ascoltatore invece che vuole che parliamo delle code in piazza Dalmazia, dove fermo da 20 minuti. Per quello c'è il filo diretto con l'assessore Giorgetti domattina. Allora, poi andiamo da Piero in linea allo 055572637. Prima però vorrei sentire un altro po' di risposte. Il file numero 2 delle risposte dei genitori intervistati da Armando Colotta davanti a scuola. Lei è favorevole per suo figlio o contrario? Favorevole. Sono farmacista, sono vaccinato. So come funziona un vaccino per il Covid, quindi so che è innocuo, non ci sono effetti collaterali prevedibili e quindi sono favorevole. Nel suo caso non ci sarà neanche il bisogno del consulto col pediatra? No, direi proprio di no. Certo, io sono favorevole. Cioè, allora, sono favorevole come concetto di vaccinazione, ma non sono favorevole per un discorso di disponibilità di dosi, di fatto che comunque sono tanti paesi dove chiaramente anche la vaccinazione non è... Cosa significa non è favorevole per il fatto che comunque i bambini giustamente non sviluppano sintomi gravi, quindi è giusto che si vaccinino gli adulti e tutte le altre persone. Sono tanti paesi dove neanche gli adulti sono vaccinati, quindi prima di andare a vaccinare loro che si vaccinino prima gli altri, perché dover sprecare dosi, diciamo, per i bambini che comunque solitamente non vengono ricoverati. Però in ogni caso anche ci stanno dicendo, per carità, non lo dico mica io, che anche i bimbi sono veicolo di contagio. Sì, quello sono veicolo di contagio, però se contagiano persone che sono vaccinate, e allora non è un pericolo, no? Se tutti siamo vaccinati, gli adulti che hanno più pericolosità da questo virus, se anche i bambini sono veicolo di contagio, perché mi devo preoccupare, no? Tanto sono vaccinato e in terapia intensiva non ci vado. Detto, la variante non è che nasce nei bambini italiani sotto 12 anni, le varianti nascono come si è visto altrove, quindi comunque... Questo è interessante, c'è una mamma favorevole al vaccino che però dice che bisognerebbe, prima di vaccinare i bambini in Italia, vaccinare gli adulti in Africa, perché insomma, per combattere la pandemia e poi anche le sue conseguenze più gravi, bisognerebbe fare così. Poi sentiremo il dottor Flori su questo, però intanto c'è Piero in linea. Piero, grazie, scusaci per buongiorno, l'attesa, buongiorno, grazie per questa cosa. No, volevo dire, io darei un consiglio ai genitori, visto che questi dottori danno tante rassicurazioni, di non firmare il consenso informato e anzi di farselo firmare dal medico, tanto loro sono certi che non succede nulla, di farselo firmare da loro un consenso informato dove dichiarano che loro sono certi che non succederà niente e gli mettano una bella firma. Il medico dovrebbe prendersi le responsabilità, perché così è troppo facile, capito? Si rassicura la gente, però con un medicinale che non è nemmeno un vaccino ma un serogenico, e il medico lo sa, e allora prima di rassicurare la gente, se siete così sicuri, mettete una firma sulla dichiarazione che non succede niente a fare questi vaccini. Grazie Pini, buongiorno, grazie, buona giornata Piero. Dottor Flori. Ma queste sono dichiarazioni, diciamo così, populistiche, diciamo, in un certo senso. È ovvio che e quando si dice che gli effetti collaterali sono minimi, ma cosa dipende dal medico, perché ha fatto una puntura di fare il vaccino. Il medico si prende le sue responsabilità e lo sa che si prende le sue responsabilità,
perché qualsiasi cosa che succede, anche in un vaccino della polio, anche un vaccino del morbillo, se succede qualcosa il medico si assume le proprie responsabilità. Il consenso va richiesto, purtroppo c'è una legge che lui decide. Noi pediatri ci siamo sempre detto va fatto più che il consenso e la firma, va fatta l'informazione. Uno deve essere informato di quello che fa. Quando il momento in cui viene a vaccinarsi è stato informato, non ci sarebbe bisogno di quel male consenso. Ha ragione l'ascoltatore. Ma non è un problema di chi si prende la colpa e di non chi si prende la colpa. Qui abbiamo un via discorso, quindi dovrebbe che anche l'ascoltatore mi firmasse che lui non si ammalerà di Covid, perché se si ammala di Covid poi crea un problema. Può firmare che non si ammala di Covid, come fa a firmare una cosa del genere? Mi sembra un po' sono quelle situazioni che dicono guardiamo sui dati reali di quelli che sono le vaccinazioni e quelle che non sono, e la malattia di quelli che può fare la vaccinazione. Poi ci possono essere degli effetti collaterali, finora non ci sono verificati effetti collaterali gravi, che non ci sono verificati, e a parte le bufale che sono state portate su internet per i grandi, non ci sono stati verificati, quindi noi stiamo parlando non che sono sicuri al 100%, si dice che non ci sono verificati effetti collaterali, quindi preso per me ovviamente non ci sono. Dottor Florino, invece sull'altra abbiamo sentito l'intervista, qualcuno tra l'altro mi scrive basta con queste interviste di Colotta, le persone che non sanno di vaccini vanno seguite le linee guida, quindi vaccinare a nastro. No, ma voglio dire, noi ci sono gli esperti, no, poi okay. Si va anche a sentire la gente, no, che no, idea no, si è no, fatto è una cosa legittima, fa parte della cronaca, chiarendo che quelli sono genitori intervistati davanti a una scuola, non sono dei medici, insomma, quindi questo per spiegarlo ai nostri ascoltatori. Però, dottor Flori, l'obiezione è di dire ma bisogna prima vaccinare nei paesi dove non si è vaccinato, anche non perché la gente non è scettica, ma perché insomma sono paesi più poveri, perché i sistemi sanitari fanno acqua da tutte le parti. È una considerazione che ha un fondamento? È una considerazione molto importante, perché si deve vaccinare non prima, si deve vaccinare anche in quelle zone, e soprattutto si devono essere delle campagne vaccinali molto 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 diffuse, anche se sono difficili in quelle condizioni. Perché una delle cose importanti, anche l'ascoltatrice prima diceva, ma che mi importa, tanto i bambini non si ammalano tanto, anche se si ammalano poi chi è che contagiano un altro, che non gli altri sono vaccinati, eccetera. Beh, uno degli obiettivi della campagna vaccinale non è soltanto proteggere, è soprattutto proteggere il singolo, è soprattutto proteggere la comunità, ma un altro degli obiettivi è impedire la circolazione del virus, perché i virus hanno una maledetta abitudine, quella di replicarsi all'interno dell'organismo, e ogni volta che si replicano all'interno dell'organismo possono sbagliare il sistema di replicazione, quindi produrre quelle che sono le varianti, che quelli che fanno paura, come ha fatto paura ora all'ultima variante, perché c'erano molte variazioni del genoma, poi in realtà a me sembra che sia un effetto un pochino minore, perché è infettiva, si contagia, ma non ha effetti collaterali, non ha sintomi importanti, soprattutto viene bloccata da vaccini. Questa è la cosa importante. L'importanza di vaccinare tutta la popolazione, compresi i bambini che fanno, possono fare da serbatoio, tra virgolette, ma serbatoio per il modo di dire, per il virus, per la replicazione del virus, è quella di impedire proprio la circolazione del virus e ridurre il rischio delle varianti. Ok, no, perché poi vorrei chiedere qualcuno, Gian Piero mi scrive, quando si vaccineranno tutti gli adulti, poi vaccino i miei bambini, questo è un messaggio al 3925727775, come per dire, se vogliamo bloccare la circolazione del virus dobbiamo prima mettere un obbligo per gli adulti, poi semmai vaccineremo anche i bambini che hanno, metto come leggo un sottinteso, minor necessità. Vorrei chiederle cosa ne pensa di questo, dottor Flori, e poi però anche se una volta vaccinati davvero ci potranno essere i bambini, davvero ci potrà essere una svolta anche, non so, nelle decisioni, come abbiamo visto anche in queste ore, molto controverse, per esempio sulle quarantene scolastiche. Certo. Allora, che gli adulti si devono vaccinare è indubbio, e posso capire che perplessità nei confronti di genitori, nei confronti di bambino, ci hanno sempre avuto, guardi, l'ultimo che è stato il papilloma virus, che è stato inserito, che ancora ha un pochino di remore, un po' stanno crollando, ma ci sono delle remore. Però che un adulto non faccia le vaccinazioni per
qualcuno sì, va bene, i Novax ci possono essere, ma i Novax sono a livello, i Novax sono quelli convinti contro le vaccinazioni in generale, sono a livello percentuale molto basso riguardo a tutte le altre vaccinazioni. Qui si tratta di persone che preferiscono farsi il tampone ogni due giorni, un tampone che è altamente a rischio di contagi, perché il tampone non mi dà un'assoluta sicurezza. Si vaccina. Buongiorno Sergio da Firenze. Scusi, era partito un messaggio, poi proseguo pure fuori, glielo facciamo ascoltare dopo per bene. Quindi ho perso il filo. Sì, ci stava dicendo insomma che il farsi tampone non è che sia una cosa che poi dà la sicurezza massima. Sicurezza massima, quindi dire avere un green pass con il tampone, col tampone che non ha una, diciamo così, una sicurezza totale dell'assenza del virus in quel momento è molto molto basso, perché gli adulti si devono vaccinare e i bambini si devono vaccinare per quando c'è la possibilità, anche in convenzione, perché di aspettare gli adulti. Senta, dottor Flori, chiediamo ancora qualche minuto perché abbiamo un po' di messaggi, poi perché vorrei chiederle anche poi come funziona proprio passo passo la vaccinazione, quali saranno i tempi, le modalità, come saranno coinvolti anche i pediatri di libera scelta. Tra poco ancora qui su Lady Radio. Sono le 8 e 31 minuti. Pronto? 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 Ogni giorno puoi ricevere un sacco di telefonate, ma se ricevi quella per il sondaggio che rileva i dati di ascolto della radio in Italia, quella è davvero importante per noi. Dedicaci un po' del tuo tempo, rispondi al sondaggio e fai capire bene che tu ascolti Lady Radio. Pensi, ora vado a pattinare. E invece... è arrivato il momento per le offerte Winter Days. Dal 1 al 25 dicembre, scoprine una nuova ogni giorno. Scarica l'app McDonald's e registrati. Condizioni e ristoranti aderenti su mcdonalds.it. Oh, ho trovato un prodotto naturale, senza glutine, senza zuccheri, che mi dà un sacco d'energia. Sì, e che è? Un superfood? Certo, è la spirulina Becagli, prodotta e coltivata nel cuore della Maremma. Maremma buona, la voglio anch'io. Spirulina Becagli, il superfood 100% biologico e toscano, da profilo nutrizionale, super completo. Vai su www.spirulinabecagli.it. Magù ha riservato per te una novità tutta da gustare. Da oggi, infatti, i nostri pranzi e le nostre cene potranno essere accompagnati dal vino della tenuta Guardamare e dall'olio della tenuta Bigliotto, prodotti secondo le metodologie della coltivazione biologica nel rispetto dell'ambiente. Vieni a trovarci per gustare un pranzo di lavoro veloce con menù a partire da 7 euro, un aperitivo o una cena di qualità. Cosa aspetti? Ci trovi in via Foggini 2. Per info e prenotazioni 055 58 58 58 o visita magù.it. Da Retta alla Gigliola, il Natale che si garba lo trovi solo ai Gigli. Un giro al mercatino, tante attività e suggestive animazioni, musica e concerti a tema. Ai Gigli, dicembre è degno di nota. Riscopri l'atmosfera del Natale al centro commerciale. Seguici su Facebook e Instagram. Lady Radio. Meteo. Il cielo quest'oggi nuvoloso sulle zone settentrionali con possibilità di piogge insistenti sui rilievi, poco nuvoloso al centro-sud. I venti moderati o forti, i mari in aumento a molto mossi, in particolare i bacini settentrionali, temperature in aumento. Viabilità. In A1 Milano-Napoli, traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano, ma anche coda in uscita a Firenze Sud. In A11 coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code tratti tra Prato Ovest e il Bivio 11 A1 Milano-Napoli. Chi viaggia in Fipili troverà rallentamenti in direzione di Firenze per la viabilità esterna che non riceve nel tratto la Strassigna Firenze-Scandicci, ma anche per lavori tra Ponte d'Areste e Montopoli Valdarno. È tutto, a più tardi. Lady Radio. GR del mattino. Buongiorno Francesco, buongiorno Lady Radio. Ma ora sto guidando, non ho tempo per guardare su internet. Le percentuali della popolazione vaccinata, prima, seconda e terza dose, si sanno di preciso? A che punto siamo? Curiosità, mentre guido e chiedevo, insomma, a livello proprio di numeri, ad oggi.
Lady Radio, il vostro ospite che è un medico è da immediata denuncia per ciò che ha dichiarato. Lui ha dichiarato e lo ha ripetuto che ad oggi non ci sono stati effetti collaterali gravi di questo vaccino. Ha dichiarato il falso in maniera spudorata e voi dovreste prendere le distanze da questa persona, perché state facendo malinformazione. Basta guardare i siti ufficiali per vedere quante reazioni avverse ci sono state, anche molto gravi e morte. È una vergogna. Buongiorno, Sergio da Firenze. Vede, signor Flori, quando lei dice che anche sugli altri vaccini mettiamo la firma sul consenso, si è dimenticato un piccolo particolare, che in questo caso, vaccino Covid, il medico non ne risponde perché esiste lo scudo penale. Questa è una grave dimenticanza, quindi il medico non risponde dei danni eventuali. Poi quando lei parla che non esistono danni avversi, mi dispiace contraddirla, dati ufficiali ISS, 634 morti e 111.000 reazioni avverse. Se per lei va tutto bene, complimenti, andiamo avanti così. Buongiorno. Dottor Flori, ma è vero allora se dobbiamo vaccinare i bambini, a questo punto bisogna vaccinare anche i cani e i gatti, perché anche loro sono vettori del virus per l'eccellenza? Buongiorno Francesco dal Mugello. Piero, io ti consiglio un bel caffè doppio, la mattina prima di aprire bocca, un bel caffè doppione e tu vai tranquillo tutto il giorno. Ma roba da pazzi, ma poi persone adulte fanno questi discorsi. Nulla, viva i vaccini e viva chi si vaccina, Francesco dal Mugello. Ma perché continuate a fare parlare questa gente che non capisce niente, devo dire un'altra cosa, di medicina? Basta, smettetela, Andrea. Postini Fiorentini, 10 anni di consegne e servizi apposta per te. Dal 2011 l'ufficio postale e Corriere Espresso per spedire a Firenze, in Italia e nel mondo. 8:37 minuti, Francesco Pini, c'è Laura Montanari, c'è il dottor Valdo Flori per gli ultimi minuti. Beh, allora io non mi dissocerò da quello che ha detto, non prenderò le distanze perché non ho notizie di morti, decessi in età pediatrica per reazioni avverse di vaccinazioni. In questo ho conforto anche da quello che ho letto poco fa dal sito della Fondazione Veronesi, quindi stiamo parlando di questa fascia d'età, 5-11 anni. Dottor Flori, se vuole ovviamente di aggiungere anche qualcosa altro, anche lei su... Anche un'altra cosa importante, sì, che deve essere stata data, diciamo, lo scudo penale, che non è uno scudo civile, che non è uno scudo di responsabilità civile, ma è penale, e quindi per avere un effetto penale vuol dire non perché viene fuori un effetto collaterale sono sottoposto a un procedimento penale, ma civile sicuramente sì, e questo non me lo toglie nessuno. Cioè, se lei mi ha fatto quattro dosi invece che una, io mi sento male, posso chiedere dei danni e... Esatto, posso avere dei danni, ma ho sbagliato, se io ti faccio una vaccinazione dentro un orecchio invece che nel braccio, e certo che ho sbagliato, e questo non mi risolve niente. Ma somministrare un vaccino, somministrarlo nelle situazioni in cui viene indicato, secondo le indicazioni fatte da gente esperta e non da persone, diciamo così, estranee completamente all'ambito della medicina, non è qui segue delle linee guida e deve seguire delle linee guida e delle linee di comportamento. Non è una dentista. I cani e i gatti non lo prendono il Covid? Ma cani e gatti non credo che lo prendano, anche se era uscita una notizia che c'era un cane o un gatto, non mi ricordo che tempo fa. Non sono i principali veicoli del Covid. No, un'ultima cosa che vorrei chiedere, dottore, però è insomma, dal 23 dicembre si potranno fare le vaccinazioni, quindi, ma i pediatri come saranno coinvolti? Allora, i pediatri sono coinvolti come sono stati coinvolti nella precedente campagna vaccinale dai 16 ai over 12, 12, 19 anni. E quindi verranno coinvolti nello stesso identico modo. L'unico problema che ancora c'è da l'unico dubbio che ancora c'è da chiarire è come verrà il vaccino, perché i flaconcini verrà distribuito, se verrà distribuito in monodose sarebbe l'ideale, ancora non si sa,
perché fare il vaccino nel laboratorio del pediatra non è facile, non è facile, perché se io devo trovare ogni seduta sicuramente 10 persone, quindi o quello, o siamo in un periodo influenzale, o c'è raffreddore, o c'è la febbre, o c'è qualcosa, quindi è molto difficile fare queste concentrazioni. È un terzo di dose e va fatta sempre a distanza di 2 settimane? Sempre di 21 giorni. Ah, 3 settimane. 21 giorni. Bene. 21 giorni. E come tutti i vaccini, che diciamo che l'ideale sarebbe la 4ª settimana, ma comunque la terza e la quarta settimana, perché risponde è il sistema immunitario, che necessita di 3 settimane, di 3-4 settimane per avere una maggiore risposta, poi che duri nel tempo, non che copra meno. Bene, dottor Flori, poi nell'imminenza della campagna vaccinale ci risentiremo comunque. Grazie mille per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a lei, grazie a lei. Allora, per rispondere all'ascoltatore, dati del Ministero della Sanità, 87,44% della popolazione over 12, quindi solo su chi ha più di 12 anni ha fatto almeno una dose, l'84,58% ne ha fatte due, chi ha fatto la dose di richiamo è il 45,66% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale, cioè quelle per cui per ora era stata prevista. Comunque sono 6,5 milioni, quindi poi qui la percentuale dipende sull'intero che prendiamo a riferimento. Benvenuto al professor Sergio Romagnani, immunologo, professore emerito dell'Università di Firenze, Fiorino d'Oro della città di Firenze. Salve professore. Buongiorno. Allora, la prima domanda gliela faccio fare da Laura Montanari, perché per ora ho parlato troppo io. Vai Laura. Professore, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle una cosa sulla vaccinazione, no? Una delle perplessità che suscita questa vaccinazione ai bambini è l'obiezione: non è che stiamo vaccinando i bambini per proteggere gli adulti? Beh, la risposta è molto semplice. I bambini devono essere vaccinati per due motivi. Il primo è per proteggere i bambini, perché noi sappiamo che esistono delle forme di Covid nell'età infantile anche molto gravi. Ci sono, mi pare, saltati 32 morti per Covid nell'età infantile, perché questo è un virus che può provocare gravi danni nell'organismo, e quindi questo è il primo motivo. Il secondo, perché non saremo assolutamente liberi dalla pandemia finché non ci sarà una completa vaccinazione della maggior parte della popolazione. Il virus continua a circolare in quei soggetti soprattutto che non hanno una risposta immunitaria già pronta, e quindi sì, in parte la vaccinazione serve a proteggere dalla diffusione e dalla circolazione del virus tutta la popolazione, ma in primo luogo serve a proteggere i bambini. Quindi protegge anche loro stessi, non soltanto gli adulti di rinterzo. Senta, alcuni avanzano dei dubbi sulla sperimentazione del vaccino fatto sui bambini di Pfizer, dicendo che i numeri sono troppo esigui. Lei che ne pensa? Sì, può essere che, diciamo, per ora dai trial clinici i numeri non siano così elevati, però diciamo ci sono già i dati, credo, provenienti dalla vaccinazione reale fatta in paesi come Israele e Gran Bretagna, nel Regno Unito, dove hanno già cominciato da tempo, perché il problema maggiore è il timore di effetti collaterali diversi o più gravi o particolari, e per ora sembra che non emergano dati di questo tipo. Allora, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Professor Romagnani, le chiediamo di pazientare un attimo perché abbiamo altre domande. Sentiremo anche altri pareri raccolti da Armando Colotta tra i genitori che hanno deciso di vaccinare o non vaccinare il loro figlio. Si stanno ancora domandando il da farsi. Tra poco, sempre qui sulle di radio.
Le cose belle fanno bene anche alla tua auto. E l'arco di schiuma Istobal Infinite Mousse farà piacere anche ai tuoi occhi, perché è un vero spettacolo. G come Giusti. Giusti ti invita a provare gratis il nuovo autolavaggio Istobal presso la stazione di servizio IP in Viale Giannotti a Firenze, sabato 11 dicembre dalle 8 alle 18. Giusti, il meglio per voi. Magù ha riservato per te una novità tutta da gustare. Da oggi, infatti, i nostri pranzi e le nostre cene potranno essere accompagnati dal vino della tenuta Guardamare e dall'olio della tenuta Biliotto, prodotti secondo le metodologie della coltivazione biologica nel rispetto dell'ambiente. Vieni a trovarci per gustare un pranzo di lavoro veloce con menù a partire da 7 euro, un aperitivo o una cena di qualità. Cosa aspetti? Ci trovi in via Fugini 2. Per info e prenotazioni 055 58 58 58 o visita magù.it. Per il tuo shopping d'autunno, domenica 5 dicembre c'è Cascine in Fiera. Dalle 8 alle 20, una grande mostra mercato con tanti stand, abbigliamento, calzature, artigianato e tante idee regalo. Cascine in Fiera, domenica 5 dicembre, in Viale Lincoln e nel Piazzale Kennedy al Parco delle Cascine di Firenze. Evento organizzato da FIVAG CISL. Riscoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Gli aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. ToscanaAeroporti.com. Amore, ma ti piace il grande o il piccolo? Ma grande o piccolo o cosa? Il grande pescatore o il piccolo pescatore? Hanno tante specialità di mare. Ristorante Il Grande Pescatore, in via delle Cave Maiano 3A, aperto da venerdì a pranzo, da martedì alla domenica a cena. Prenota allo 055 88 97 286 e seguici su Facebook. Troni Black Friday. Black Friday. Con sconti fino al 50%. E paghi in 20 mesi a tasso zero. Fino al primo dicembre, il Black Friday Troni è senza paragoni. Lady Radio. Il GR del mattino torna con Tepor Clima. Operiamo nel settore assistenza, installazione caldaie e condizionamento da 20 anni. Info 392 97 22 515. GR del mattino. Buongiorno Lady Radio, è fantastico sentire le persone che attaccano il dottore e non hanno neanche capito che si sta parlando di una fascia d'età e non di tutte le persone che sono state vaccinate. Fantastico, gli danno di incompetente, gli danno una cosa o un'altra e non hanno neanche capito di che si sta parlando. Sono fantastici. Poi Fiero ha detto delle cose, boh, sembrava tipo l'ultimo dell'anno quando scoppiano botti, la stessa cosa. Un abbraccio a tutti e vivi il vaccino, Andrea Darrifedi. Buongiorno. Cioè, questi fenomeni si mettono a guardare i dati avversi e poi guardate le percentuali e fermano tutto il mondo e ci fermano tutti un'altra volta e non si finisce mai per questi signori, e sono diventati tutti medici che non sanno neanche quello che dicono. Alessandro, un carissimo buongiorno da Paolo. Scusate, ma quando Pfizer fece il Viagra, a me non ho mai sentito la gente che si lamentava degli effetti collaterali, ma è veramente un mondo strano questo, eh? Sì, ciao, sono Massimo Firenze. Capisco questi genitori che vogliono proteggere dal vaccino che questi scienziati scellerati vogliono far uccidere i propri figli o farli deformare perché vi rendete conto? Fanno il vaccino al mio bambino che ma ben via, ma per piacere, ma fidatevi un po' più della scienza, fai la finita. Bene, questi messaggi al 3925727775, altri messaggi: assurdo, hanno paura della terapia o della prevenzione, non hanno paura della malattia, è folle Sandro, certa gente non si merita il servizio sanitario nazionale, ma è così difficile che in quel numero delle reazioni avverse sono incluse anche le due linee di febbre, il male al braccio, il mal di testa, ma basta, santo Dio, mi scrive un altro ascoltatore. Allora, sono con noi Laura Montanari, professor Sergio Romagnani, a cui vorrei chiedere però, la vaccinazione pediatrica può assestare un colpo serio quindi alla pandemia, alla quarta fase? Più in generale, lei pensa che se il virus è preso a circolare pesano di più i Novax, il calo di protezione a mesi dalla seconda dose o il fatto che i bambini appunto non sono vaccinati, vanno a scuola, fanno sport e quindi sono un vettore?
diciamo che sono più fattori che contribuiscono, contribuiranno alla riduzione massima dei, della circolazione del virus. Ovviamente i bambini rappresentano uno dei serbatoi in questo momento suscettibile, perché nei bambini il virus circola perché non sono vaccinati, i bambini hanno una grande potenzialità di contagiare perché vivono sempre in maniera molto ravvicinata, non tengono le distanze, e poi diciamo ovviamente ci vuole anche un terzo elemento, ci vorrà per arrivare ad una eradicazione ancora maggiore del virus, ci vorrà la terza dose estesa a tutta la popolazione, perché ormai è chiaro che la terza dose è fondamentale, in quanto a distanza di 4-5 mesi dalla seconda dose la protezione cala, perché cala notevolmente la quantità degli anticorpi prodotti contro il quindi anche per chi ha meno di 18 anni, questo perché per ora è prevista da 18 in poi. Sì, anche per chi ha meno di 18 anni. Allora io ringrazio il professor Sergio Romagnani che ci ha aiutato a fare un po' di chiarezza. Buona giornata professore, a presto. Prego. Allora, negli ultimi minuti torniamo però davanti a scuola con Armando Colotta, ci sono anche genitori che proprio no, hanno deciso che i figli non li vaccineranno, ripeto, ascoltiamo perché ci sono anche queste opinioni e questi convincimenti, non è che significa farli ascoltare che noi li condividiamo, premessa che dobbiamo ripetere ogni volta. Per il momento non sono favorevole perché ho paura dei vaccini in generale, soprattutto in un'età delle piccolina come sono loro, per me è un rischio. Ha paura dei vaccini, lei l'ha fatto? Io l'ho fatto per motivi esclusivamente di salute dei miei genitori, ho fatto esclusivamente per loro, però farò anche la cura che mi leverà di dosso metalli pesanti. Contrarissima sono, ecco, non ci sono evidenze e non sappiamo quali saranno le reazioni avverse, sia a breve termine che a lungo termine, e poi sono molto, cioè non sappiamo, sono sul piatto della bilancia, è molto più pericoloso il vaccino del Covid perché non si sa niente, questo è. La maggior parte dei virologi ha detto però si può stare tranquillo. Crisanti non l'ha detto Crisanti di star tranquillo. Lei l'ha fatto signora il vaccino? Ciao, questa è la risposta. Senti, Laura, ci sono un po' di ascoltatori che non capiscono, no? Il fatto di dire non si ha paura della, si ha paura del rimedio più che o della prevenzione che della malattia. Tu come te lo spieghi? Me lo spiego male, nel senso che quando uno sente queste affermazioni e pensa, a me mentre ascoltavo questa ascoltatrice, questa mamma, testimonianza, mi veniva in mente la fila di bare a Bergamo, no? Quelle immagini terribili, no? E dire che i vaccini uccidono di più della malattia ti fa capire come evidentemente in alcune persone le informazioni arrivino in maniera distorta, e quindi lo sforzo che noi che ci occupiamo di informazione, di comunicazione, tutto quel mondo che ha a che fare che deve fare divulgazione, dobbiamo impegnarci al massimo per arrivare a chi arrivano delle informazioni che appunto sono distorte, non so se attraverso i social, attraverso quali canali, però c'è un'evidenza di numeri anche, no? che ci devono far capire la direzione. Allora, l'ultima serie di interviste che ha fatto Armando riguarda un rischio. Ci saranno bambini vaccinati, bambini non vaccinati, magari anche nella stessa classe. Questo alimenterà in qualche modo delle controversie, addirittura anche dei meccanismi di discriminazione. Sentiamo. Se qualcuno dei genitori, dei compagnici di classe di suo figlio invece dovesse propendere per un'idea contraria alla sua, a lei le girerebbero un po' le scatole? Sì, ma un po' come sta succedendo nei confronti dei Novax, perché alla fine, nel senso, è un rischio comune e tutti dovremmo assumerci, diciamo, le responsabilità, quindi per un atto sociale fare quello che si deve fare. No, c'è il rispetto assoluto, come sempre, non c'è l'obbligo, quindi c'è il rispetto. Uno può dire, io lo faccio, ci sono persone che so già che non faranno fare la vaccinazione, è una loro libertà.
libertà. Noi siamo parlato al nostro bambino e il nostro bambino, anche lui, non vede l'ora di vaccinarsi. Mi dispiace sicuramente perché è rispettoso nei confronti dei compagni di classe e della comunità, insomma, di tutti. Non sarebbe un problema perché, come è la situazione attuale, nessun bambino è vaccinato, i bambini, tra virgolette, sono forti, quindi non rischiano di sviluppare la malattia anche se contraggono il virus. Posso farvi una domanda, visto che siete tutti due insieme? Ma metti caso che tuo figlio fosse compagnuccio di classe di sua figlia. Sì. Tu la fai vaccinare e lui no. Sì. Ti girerebbero un po' le scatole su questa cosa oppure no? No, non mi girerebbero le scatole, più sugli adulti, su bambini no. Capisco che possa esserci più difficoltà nell'accettarlo. Hai messo in conto di poter restare isolato? Isolato, sulle scatole di un bel po' di altri genitori. Non me ne son conto. Bene Laura, 30 secondi, succederà questo? Cioè magari la classe va in quarantena perché c'è un caso, e vedi, quello non gli ha fatto fare il vaccino quel genitore. Beh, il rischio c'è, però speriamo di no, perché quel genitore che parlava prima e che diceva un conto magari è chi non si vaccina tra gli adulti, altro è il bambino non sceglie, il bambino scelgono i genitori per il bambino, quindi non ha nessuna colpa. Io spero che prevalga questa seconda considerazione. Laura, grazie per essere stata con noi, buon lavoro a te e a tutta la redazione della Repubblica, e ci ritroveremo presto qui su Lady Radio. È arrivato il momento del Caffè Viola. All'interno del Caffè Viola stamani la voce del mercato con Pietro Lazzarini e tanti ospiti. Noi ci ritroviamo con la cronaca qui alle 10. Ciao. GR del mattino.